Tu hai mai creato qualche esercizio proprio specificamente per un determinato disturbo? Sì, allora uno, cioè, anche questo viene sempre surrogato da pareri medici. Io Certo. ho avuto un'intossicazione al fegato tanti anni fa e ovviamente il mio epatologo mi ha dato tutte le cure possibili, ma ho un dolore al fegato terribile. Tutte le volte che io andavo in acqua, facevo un certo stile che si chiama Elica Nora, cioè è difficile spiegarlo adesso, però io uscivo, io facevo un sacco di vasche, uscivo. E non avevo più il dolore. Vabbè, passati i giorni, il medico è venuto, mi ha detto: ah, ha preso tutte le medicine. Io, tra l'altro, le medicine le prendo pochissimo, quindi avevo saltato. E poi, un po' vergognando, mi dico: forse sono matta. Comunque glielo dico. Dico: senta, professore, ma io ogni volta che faccio questo esercizio, un po' più di volte, io esco e non ho più il dolore. Ma cos'è? E lui mi ha detto: guardi, lei ha trovato il modo di fare il massaggio al fegato, che è impossibile. Il fegato si può leggermente, con una buona mano medica, palpare, alzando un po' le costole, i fluttuanti, eccetera, ma non si può massaggiare perché è proprio sotto, bello coperto. E invece, girando così, facciamo un esercizio con le nostre stesse costole e lo massaggiamo in qualche modo. E quindi veniva fuori questo discorso di, appunto, che era così, smaltito tutto quello che era dolore, eccetera, ma anche diciamo, veniva molto meglio un discorso di diuresi, eccetera, eccetera. Insomma, era tutto completo. Abbiamo delle posizioni in acqua assolutamente impossibili da fare fuori dall'acqua, insomma. Sì, io volevo dire C'è il dottor soltanto, Finucci sì, volevo che. Ah. dire che è molto importante il fatto, come ha appena detto lei, appunto, che devono essere seguite le persone, non si può fare un esercizio che può essere No, valido per tutte le persone che hanno è problemi che sono vero. molto diversi da di loro. Quindi seguire Ma le persone e dare degli scherziamo. esercizi che sono specifici, cioè la specificità di intervento è Bravo. fondamentale, sì, questo Sì, volevo e poi il dire. ritmo, perché tante volte, per esempio, le donne incinta possono fare tutto, però il ritmo loro, a parte che autonomamente loro sanno le cose che non devono fare, però il ritmo è completamente diverso da una Certo. donna invece Se no che non rischiamo le incinta doglie in affatto. acqua qui, eh. Dico, rischiamo le Sì. doglie in acqua, No, ma poi io faccio molti corsi per le anche in donne acqua. incinte, è fantastico. Senti, E Leonora, poi ci sono esercizi per i maschietti con la pancia, quelli che vogliamo levare un po' di pancetta ai maschietti. Però poi c'è, infatti, quello del discorso, la pancia dei maschietti spesso poi è controindicata la stessa pancia proprio per quanto riguarda i problemi alla colonna vertebrale. Perciò, diciamo, eliminando la pancia, di riflesso si attutiscono sicuramente i problemi alla colonna, Sì. giusto? Il No, dottor ma poi per Finucci mi esempio conferma. gli obesi in acqua galleggiano di più e hanno, per esempio in acqua un obeso può fare jogging fuori dall'acqua, può avere anche dei problemi al cuore perché ovviamente il peso è Dipende ingombrante, chiaramente eccetera. dall'obesità, perché se Giuliano Ferrara entra in acqua, ovviamente tutti restano senza acqua. No, il contrario, siamo tutti inondati d'acqua No, vabbè, perché l'acqua in esce. questo caso stavo scherzando, chiaramente, No, per no, no, Giuliano, scherzo anch'io, perché. certo. No, no, anzi, più i grassi sono, più sono adatti a fare ginnastica in acqua, perché ovviamente galleggiano di più e possono fare dei movimenti che normalmente non possono fare, quindi bruciano molto più grassi, no? Eccetera, eccetera. Certamente, Comunque, poi. fatemi delle domande Poi specifiche, naturalmente, perché. Leonora, a vedere te praticamente sei un po', come dire, l'emblema della forma fisica. Tu, Ma non sono, guarda, io la sono tua una che panacea, non però il sa. tuo elisir sicuramente è Sì. il fatto di fare gym nuoto, appunto di stare in Sì, acqua. ginnastica in acqua fatta bene, E sì. infatti, Perché è un vedere te. abbandono, poi voi sapete meglio di me che appunto il professore sicuramente saprà che non si capisce, ancora gli psichiatri non capiscono come mai una persona che entra in acqua, sempre che non abbia paura, immersa fino al collo, ha un battito cardiaco che rallenta. Se addirittura mette la testa sott'acqua, rallenta ancora di più. E probabilmente è un ricordo del liquido amniotico, perché non ci sono spiegazioni, no? Quindi è bellissimo riuscire a rilassarsi, abbandonarsi. È una libertà che il mondo di oggi non ci permette, insomma, di ritrovare. Certo, Io adoro l'acqua. perciò diciamo Sì. che sicuramente, ecco, per concludere, il gym nuoto è sicuramente una delle forme sportive, soprattutto tra gli sport acquatici, che sicuramente è terapeutico, Se fatta sempre se bene, sì, fatto se bene, fatta chiaramente bene, seguendo soggettivamente appunto e mai facendo una terapia, come sì. Di dire, massa. no, tipo, sì, di massa, un tipo di insegnamento appunto rivolto a tutti, perché magari, ecco, cercando di valutare specificamente appunto caso per caso. Sì, ma poi ripeto, la psicoterapia
sì che è importante, bisogna trovare degli esercizi per uomo, degli esercizi per donna, certo, esercizi per bambini, per la donna anziana, oppure i senior che vogliono nuotare. Io faccio tutte queste categorie divise, poi uso un triangolo che è un attrezzo brevettato ed è equilatero, per cui se tengono male questo triangolo si vede dall'esterno. Però lo conosco, perché era una tua cartolina, mi sembra, una volta. Sì, sì, cioè, sì. E c'è questo triangolo che aiuta l'insegnante a riconoscere la postura errata della persona che sta in acqua, ecco. Va bene. Senti, allora io ti ringrazio tantissimo per questa tua testimonianza, insomma, autorevole, perché sei una persona, insomma. Vi invito tutti in acqua, vi invito sul mio sito e scrivetemi, eleonoravallone.it. E ricordiamo, appunto, www.eleonoravallone.it. Esatto. Perfetto. E io ti ringrazio, ciao, di nuovo tanto. Vi ringrazio anche a voi. Ci sentiamo prestissimo, di nuovo. Grazie, Eleonora Vallone. Professore, arrivederci. Spero che venga a provare qualche esercizio con me. Allora. Esatto, grazie, arrivederci. Di nuovo, allora, grazie. Grazie, ciao, di nuovo, grazie Eleonora a voi. Vallone, grazie, ciao, mille. Bene, salutiamo Eleonora Vallone. La linea passa nuovamente a Max Giurastante in cabina di regia. Radio Roma, al centro della musica. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Radio Roma. Radio Roma.